bene. Grazie. E adesso Fabio, a te l'onore del nostro prossimo grande ospite. Una leggenda del calcio. Sul campo era soprannominato Leroy, è stato uno dei più grandi numeri 10 della storia. È con noi Michel Platini. Michel Platini, che tempo che fa! Nessun rimpianto! Prego! Guardate che meraviglia! Prego, prego, certo! Benvenuto, ben trovato, buonasera a lei! L'italiano è sempre perfetto, si ricorda? Vediamo! Vediamo, allora, erano anni che aspettavo questo incontro, finalmente c'è stata un'occasione importante, l'uscita di questo libro, edito da Baldini e Castoldi, a cura di Tony Damascelli, Il Re a Nudo, eccolo qua, questo è il libro che ci ha dato finalmente l'occasione di questo nostro incontro. Lei scrive in questo libro: oggi la tempesta è passata, riferendosi alle vicende di cui parleremo e che peraltro l'hanno vista poi assolta completamente dalla giustizia ordinaria, quindi insomma adesso che è passato può venire a raccontare come aveva promesso peraltro tempo fa. Ma innanzitutto lei è Michel Platini, 656 partite disputate, 354 gol, fuori classe della nazionale francese, campione d'Europa dell'84, della Juventus, con cui ha vinto una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, due campionati italiani e una Coppa Italia. Capocannoniere della Serie A per tre campionati consecutivi e primo calciatore nella storia a conquistare per tre anni di fila il pallone d'oro, Michel Platini. A lei queste immagini. Che cosa ti pesa di più in questo addio? Quello che vorrei ricominciare è avere 17 anni e ricominciare quella cosa. Primo titolo in Italia. Ho firmato due anni di più, spero che non sarà l'ultimo. Guardi che, se mi posso permettere, l'emozione ci sta. Io prima gliel'ho detto quando siamo visti poc'anzi, ho detto, beh, lei insomma fa parte, avete visto quella foto, quell'immagine, Pelé, Platini, Maradona insieme, cioè sono cose che possono capitare solo a tre persone, a quelle lì, ecco e basta, no? Di trovarsi insieme. E insomma Platini è un po' come una canzone, no? Per tanti di noi è un ricordo, è un sottofondo alla nostra vita, quindi insomma fa parte della vita di tutti. Come le canzoni, penso che ci ho avuto delle emozioni e abbiamo dato delle emozioni. Assolutamente. Come le belle canzoni con una bella ragazza. E il Re a Nudo racconta tante di queste emozioni con molta sincerità, affronta tutto a muso duro, anche la vicenda sgradevolissima insomma, che l'ha riguardata dal punto di vista giudiziario, della giustizia ordinaria e sportiva in questi anni, di cui poi parleremo. Però volevo prima parlare del calciatore, perché tra l'altro lei da ragazzino dicono che non avesse il fisico del calciatore, era piccolo, lo chiamavano il nanetto. Sono cresciuto un po' più tardi che le altre. E quindi non, era piccolo veramente di statura?
Non è che ero piccolo, ma soprattutto giocavo con altri che erano più vecchi di me, sì. Più grandi di me. E dunque, alla fine, così ho imparato a dribblare. Ma è vero che quando arrivò nella Juve, e lei nell'82 divenne subito un idolo, lei girava per Torino con una Fiat 1 in incognito per non farsi riconoscere? Non mi ricordo molto questo. No, la 1, la macchina. Sì, mi ricordo la Fiat. No, dico, non si ricorda se giravo. Ho giocato la Juve la Fiat, dunque mi ricordo. Certo, quello. No, dico, se la macchina, dico, lei girava in incognito con una macchinetta. No, senta, no. Guardi un po' questa... Il problema è che io venivo da un paese, la Francia, come sapete, che la cultura è molto più importante che il calcio. E dunque, arrivare a un paese dove si vive il calcio come lo vivete voi, per me è stato un traumatismo, è stato... Ah sì, è un trauma vero. È un trauma, è stato complicatissimo per capire. In Francia, per esempio, il tifoso non esiste, esiste il spettatore che viene a vedere la partita, il tifoso che supporta la squadra non esisteva tanto, dunque per me era un altro mondo qua l'Italia, certo. E non è tanto lontano dalla Francia a Torino, no, era un altro mondo. C'erano le Alpi in mezzo, sì. Certo. Sì, è vero. Senta, questa è una fotografia di quella Juventus che in tanti ricordano ancora a memoria, lei se la ricorda la formazione? Sì. Zoff? Questa qua. Zoff, Tardelli, Brio, Scirea, Gentile, grande, Cabrini, Furino, grande. Bognec, Rossi, Platini, Bettega. Grande, tutti, perfetto. Ma non è tanto difficile prima, no. Perché erano grandi calciatori. Sì. E se mi ricordo bene eravate i campioni del mondo quando sono arrivato. Dunque mi ricordo benissimo. L'avvocato Agnelli diceva di lei che è il più bel football che si possa vedere. Dice l'abbiamo preso per un pezzo di pane e poi abbiamo aggiunto tanto caviale. È vero? Sì. Disse questa frase? Sì, l'ha detto, sì, mi ricordo. Però lei racconta... E non l'ha detta a me, l'ha detta ad altre persone. Ad altre persone. E per i suoi 70 anni, quando l'avvocato fa una cena a Parigi, in un grande ristorante, il Maxime, a Parigi, ha menzionato solo 3 persone. Sì. Chi erano? Erano, penso che era il suo nonno. Sì? No, era la bambinaia. Nonno, la bambinaia, Kissinger e io. Capito? Ha detto una bella cosa, mi ricorderò benissimo, ha detto abbiamo preso Platini in un paese che capisce niente di calcio e ci ha imparato a giocare a pallone. Che lei fosse fuori dal comune, si sa, c'è una fotografia che la ritrae, che è una fotografia di quelle che rimangono storiche per sempre, lei steso sul campo. Dopo un gol annullato, sì, eccola qua, questa sì, qua, sì. Se lo ricorda quel momento lì. Molto bene. Che il suo gol più bello forse? Uno era, dei più era soprattutto importantissimo perché era la Coppa Intercontinentale a Tokyo dove la Juve giocava contro l'Argentina Junior, abbiamo campioni del mondo dei club. Ma vediamo se era valido sto gol, vediamolo un attimo. Era validissimo. Vediamolo, aspetti un attimo, vediamo. Vede, lei è contro il VAR, però se ci fosse stato il VAR gliel'avrebbero convalidato. No, perché era un fuorigioco di Brio passivo. Non c'è niente da fare. Non sapevo che faceva qua davanti lui. Chiaro, senta, qual è il suo gol più bello secondo lei? Ma quando eravamo più giovani, più dicevamo il gol più bello è quello che va domani, il prossimo gol. Adesso è un po' difficile dire il prossimo gol perché... però gioca ancora con i suoi nipoti. Ogni tanto. Sì. Allora, noi abbiamo... E sai che questo gol me l'ha annunato un arbitro di Singapore, sì, che ho incontrato qualche anno dopo. Quando era... Sono andato un giorno a Singapore e alla fine fanno una piccola partita per me a Singapore e alla fine scendo nell'ascensore e c'è un piccolo persona che mi dice... Sì. Signor Platini, mi dice in inglese, si ricorda di me? Ha detto, no, e chi è? Sono quello che ha alzato la bandiera sul gol che ha fatto. È stato coraggioso però. È stato coraggioso, quasi quasi l'ammazzavo. Appunto di... Allora io prima della pubblicità vorrei mandare
questa selezione di gol che abbiamo scelto noi, totalmente in modo arbitrario. Prego, a Michel Platini. Pubblicità e poi torniamo a parlare col re, il re a nudo, Michel Platini. Baldini e Castoldi, a tra pochissimo. Stiamo parlando di questo libro, Il re a nudo, edito da Baldini e Castoldi con Michel Platini a cura di Tony Damascelli. Stavo chiedendo durante la pubblicità al signor Platini se dopo le partite alla sera lei rivedeva nella sua mente la partita o se dormiva tranquillo. Mi diceva no, io guardo sempre al futuro. No, perché dobbiamo sempre pensare alla prossima partita, non possiamo ritornare sempre indietro. Ho dimenticato una cosa prima dicendo che ho giocato una grande squadra. Sì, certo. I giocatori che giocavamo con me erano fortissimi. Certo. Era più facile vincere. Eh beh, una grande Juve. Perché io, se non lo dico, Tardelli, Gentile, Rossi mi ammazzano. No, ma poi è vero, è assolutamente vero. Lei, le saluto. Lei non è mai stato espulso? No. Peccato. Perché peccato? No, chiedo, non so, magari, cioè, non è mai successo. No. Non potevo lasciare le mie compagne. Non avevo il diritto. Però ho letto che lei dice nel libro ho una paura fottuta della sconfitta, anche quando gioco a carte. Sì, è vero. Quindi a lei è molto competitivo. Cioè. Penso che se tu vuoi arrivare a un certo livello devi giocare sempre per vincere. Ma tu devi capire anche la sconfitta. Ti fa avanzare la sconfitta. La sconfitta, lei dice che ci sono delle sconfitte meravigliose. Sì, non so se i suoi allenatori erano d'accordo, neanche i tifosi, però lei dice che alcune sconfitte sono più importanti delle vittorie. Ma io sono leggero, sono francese, non sono italiano che con la pressione. Abbiamo fatto una partita, si ricorda tutta, contro la Germania nell'82, che abbiamo distrutto le tedeschi, così voi in finale. Sì. Avete vinto dopo. Abbiamo vinto i mondiali. E l'abbiamo stancati. E dunque, che dicevo? No, delle sconfitte parlavamo. Delle sconfitte. Che però è stata una bellissima partita. Dunque, questa partita è rimasto per me un grandissimo momento di calcio, di emozione, e una sconfitta che è rimasta nella storia del calcio. Per noi francesi. Nel libro dice una cosa che mi ha molto colpito. La sua ultima partita ufficiale è stata Juventus-Brescia, quella 17 maggio 87. Lei quel giorno ha pianto e nella sua precedente autobiografia diceva sono morto il 17 maggio del 1987, che per certi versi è anche però una seconda possibilità che hanno gli atleti, cioè di rinascere. No, perché penso che calciatore è il sogno di un bambino, e quando finisci di essere un calciatore diventi un uomo, diventi grande. E in questo libro, Il re a nudo, lei dice di questa seconda vita, quando le domeniche cominciavano coi parenti, per esempio noi oggi gli abbiamo fatto perdere il roast beef coi parenti, lui la domenica dice da allora io mangio il roast beef coi parenti, sì, quindi oggi niente roast beef. Niente. Però si è goduto per un po' una vita tranquilla con i suoi amici. Io ho vissuto con le spaghetti e il sugo di pomodoro. Sì. A casa mia. È tornato. Cioè, quando la famiglia Platini, mercoledì, giovedì, sabato e domenica era tutto concentrato sul calcio, mio papà era allenatore e dunque certo. Quando ritornavamo della partita c'era la nonna che faceva la pasta e c'è quell'odore di sugo di pomodoro che per me rimane una memoria indelebile. È il più grande profumo della mia vita questa. La capisco bene. È così. Proust. Proust. Senta. Poi in questo libro, come dicevo prima, lei racconta con grande sincerità la sua seconda vita, tutta la vita, insomma, tutti i suoi 30 anni legati insomma, a questa carriera, e compreso l'impegno. Lei intanto rinuncia a fare, a un certo punto, a un assegno in bianco per fare l'allenatore del Real Madrid. Sì. Mai pentito?
No. No, no, va bene, perfetto. No, perché magari uno ci pensa, dice, potevo no. mettere, no, una cifra, no, va bene. No, no, sono diventato io, subito dopo 9 mesi mi hanno chiesto di essere allenatore della squadra della nazionale francese. Prima quello. Dunque sono arrivato per caso, perché non mi aspettavo che me lo chiedevano. Certo. E dopo 5 anni ho smesso, non è che mi piaceva la vita di allenatore. Ma CT è differente, una partita tutta. E dopo sono diventato presidente del comitato organizzazione della Coppa del Mondo in Francia nel 98. Quindi si è messo al servizio del suo paese? Mi sono messo al servizio del mio paese per organizzare questa Coppa del Mondo, che è stata una bellissima Coppa del Mondo, anche abbiamo vinto. Sì. Scusate. Aveva la maglietta della Francia, sì, in la tribuna, sotto sì. la ricordo. Non l'abbiamo fatto apposta, ma l'abbiamo vinto. Non vogliamo disturbare gli italiani. Senta, e poi il suo impegno nella... E dopo ho incontrato il presidente della FIFA, mi ha chiesto, no, il segretario generale della FIFA, che mi ha chiesto di accompagnarlo alla consulente, FIFA, alla FIFA, alla FIFA come tecnico. Blatter, poi presidente della UEFA e si è poi candidato alla presidenza della FIFA, con diciamo i guai giudiziari di cui è stato accusato dalla procura svizzera, cioè di aver ricevuto un versamento illecito di 2 milioni di franchi svizzeri, ma... Non sono mai stato accusato, è Blatter che è stato accusato, io sono testimonio di questo affare, non c'è niente da vedere. Perfetto, e nel 24 maggio del 2018 la giustizia svizzera lo ha scagionato completamente dalle accuse, però dopo tanto tempo. La giustizia svizzera è lenta. È lenta. È lentissima. Lei però dice non ho festeggiato quel giorno. No. Non perché non mi sono mai stato, come dire... Non ho mai pensato che ero non libero, ero certo. sempre un uomo libero e non è questa cosa che mi ha fatto fare andare fuori dal calcio. Non posso aspettare una giustizia che dice, Michel Platini, la FIFA, tu non puoi essere dentro il calcio. Il calcio non appartiene alla FIFA, il calcio è una fiamma che appartiene a tutti. Ma perché la giustizia sportiva non ha convalidato questa soluzione? Perché non mi volevano come presidente all'inizio, dopo. Senta, signor Platini, io faccio una domanda molto diretta e sono sicuro che lei mi risponderà sinceramente. Ma uno che è Platini, sì, e che ha fatto la sua carriera sportiva, sì, come ha fatto lei, ma non ha mai detto a se stesso, ma chi me l'ha fatta fare a me di mettermi con la FIFA, con l'UEFA, cioè con l'organizzazione, con la politica, tra virgolette, del calcio? Non ha detto, ma perché? Perché in un certo momento era un mio destino di andare a proteggere il calcio, a sviluppare il calcio, che un calciatore finalmente diventa un capo di qualcosa in questo mondo di dirigenti. Sono l'unico calciatore che sono che stato presidente dell'UEFA. Sono l'unico calciatore che doveva diventare presidente della FIFA. Soltanto mi hanno castigati. Senta, è riuscito però a fare delle cose che voleva fare? Sì, ho fatto tante cose all'UEFA. Sono rimasto intanto 9 anni. I prossimi campionati europei si giocheranno in vari paesi d'Europa, sì, perché è lei che ha portato questa innovazione? L'ho proposto al comitato esecutivo, il comitato esecutivo l'ha votato, sì, perché io voglio sempre sviluppare il calcio. Il calcio non esiste solamente in Italia, in Germania, deve esistere tutto il mondo. Il mio compito è che tutti partecipano al calcio, tutti i bambini del mondo devono giocare a pallone. Perché contro il VAR? È una buona domanda questa. Perché il VAR non regola le cose, le sposta, sinceramente. Ci vuole 30 minuti per spiegare perché sono d'accordo. Però, insomma, è convinto di questa... Sono convintissimi. Penso che non si ritornerà mai indietro. Ma penso che è una bella cagata. Compris. Capisci? Platini, senta. A casa mia non si parlava italiano, ma ogni tanto si parlava, penso, piemontese. Te capivi? Come Luciano Littizzetto, sì, uguale. Te capivi? Senta, con Blatter come sono i rapporti? Non c'è più rapporto. Non c'è più rapporto. No, no. Lei è rimasto molto legato però al mondo del calcio, però ho letto, non so se è vero, che ha smesso di guardare le partite in TV, è vero? Ma a un certo momento, quando tu sei presidente dell'UEFA, che ti fanno fuori, che c'è l'Euro in Francia, che ha organizzato tutto, che mi hanno fatto fuori dal calcio, che tu pensi che tu devi essere qua a dare la coppa, a fare le cose, e non le fai, è durissimo. Dunque mi sono un po' ritirato e
ho pensato altre cose. In esergo al libro lei riporta una citazione di Montesquieu e dice: non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto la luce della, sì, giustizia. Mi pare che lei senta di aver subito questa tirannia su di sé. Sì. Però la vedo tonico, forte. No, ho sofferto un mese. Beh. Ho sofferto un mese perché non si capiva perché arrivano falsificazioni, corruzione, tante cose che ho preso in testa dal mondo intero. Poi dopo un mese ho capito dove veniva e dopo ho detto adesso comincio a difendermi. E quando la giustizia svizzera mi ha assolto, è cominciato il famoso contropiede della Juve, contropiede, si gioca in contropiede. E, attacco, e quindi, adesso attacco io. E quindi questo libro è... Il libro era per spiegare io a lei, a gente, come ho vissuto, come sono le cose, non attraverso una terza persona. Sono sicuro che andrà benissimo, non solo perché l'editore Valdini Castoldi ha fatto un bellissimo libro e anche Tony Damascelli, ma perché lei è stato, dal suo punto di vista, naturalmente, il suo punto di vista, ma è stato molto sincero e molto diretto. Sì. E quindi questa cosa qua viene fuori dalla lettura. Come sempre. Senta, il presidente Macron recentemente le ha espresso stima, affetto, non so se lei se lo aspettava, ma insomma è stato... No, è stata una sorpresa. E ha auspicato soprattutto, si augura ancora un suo contributo al calcio francese. Lei pensa di poter essere ancora dalla partita, ha voglia, diciamo, di dare una mano? È difficile perché oggi ho 64 anni, anche se non si vede. E il rosbif che fa bene. Il rosbif è la pasta che... E dunque 64 anni, c'avrò un'ultima avventura. Sì. Un'ultima avventura. Non so quale, devo scegliere la buona. La penultima. No, sarà l'ultima e devo non sbagliare. Quindi ci penserà ancora. Dunque ci penso un attimo. Senta, lei scrive: amo la vita e la vivo come quando colpivo il pallone a foglia morta, con leggerezza e gioia. Ci riesce ancora? Sì. No, dico proprio a fare la foglia morta? Col pallone, dico. Devo allenarmi un po', eh? Senta, c'è chi sa e chi non sa, chi sa. A quello non c'è dubbio. Senta, normalmente. Ma con gli attuali vertici della FIFA, presidente della FIFA, lei ha rapporti con Infantino? Niente. A Natale neanche buonanotte. No, niente. Non le mancano? No, niente. Abbiamo dimenticato qualcosa, tante cose. Niente. Senta, allora io la saluto, la ringrazio a nome di tutti. C'è qualcosa che vuole dire per salutarci ai tifosi della Juventus? Io sono tanti qua. Certo. Beh, ma tanti a casa ci sono. Vorrei dire soprattutto che io ho un rapporto bellissimo con l'Italia. Me l'ha dato la mia infanzia quando venivo in Italia a passare le ferie, poi dopo ho passato 5 anni meravigliosi. E non solamente con la Juve, ma con l'Italia. E il mio grande piacere adesso che ho un po' di tempo è di visitare il paese dei miei antenati. Bravo. Sai chi sono le mie antenati? Sono italiani, dunque vuoi visitare di più l'Italia. Ma allora adesso che la vicenda con la giustizia è finalmente risolta, la vicenda del Qatar, si è capito che lei l'ha sentito come testimone, hanno scritto delle cose assurde, arrestato per un errore di traduzione, è diventato quello. Lei, voglio dire, adesso ha un po' di tempo libero. Io spero che lei si ingaggi per, come le ha chiesto il presidente Macron, ma insomma, lei ha tanto tempo per, insomma, più libero. Venga a trovarci, vediamo un'altra volta. E mi aiuta adesso a presentare una regina della televisione italiana che è juventina come lei? Se io le dico Raffaella Carrà. Conosco. Allora, ma lanci queste immagini, dica a voi queste immagini. A voi queste immagini. Michel Platini, merci. Grazie.